Cari fratelli, sorelle, amici, Dio vi benedica. Continuiamo il messaggio, il messaggio che abbiamo iniziato. La prima parte, la seconda parte, questa è la terza parte del messaggio. E andiamo a condividere, condividere la scrittura. Del profeta Geremia e iniziamo dal capitolo 1 versetto 4, e dice così: La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo, versetto 5: Prima che io ti avesse formato nel seno di tua madre, io ti ho conosciuto, e prima che tu uscisse dal suo seno, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Vai avanti. E io risposi a me, Signore Eterno, io non so parlare, poiché non sono che un fanciullo. Avanti. Ma l'Eterno mi disse, non dire sono un fanciullo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono teco. Per liberarti, dice l'Eterno. Poi l'Eterno stese la mano e mi toccò la bocca. E l'Eterno disse: Ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti ho costituito oggi sulle nazioni: sopra il regno, per svellere, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare, per poi piantare. Cari fratelli, qui vediamo un fatto analogo come abbiamo eh, predicato in precedenza eh, con, con la vita di Ezechiele. Qui ora stiamo parlando di Geremia. E se andiamo nel, nel, versetto, nel versetto 14, nel capitolo 14 di, di Geremia, Aspetta che lo vado a cercare. Sentiamo. Nel, nel capitolo 11, il versetto 18 dice così, perché prima di iniziare il messaggio dobbiamo concentrarci, dobbiamo comprendere. Qual è veramente la sostanza di questi personaggi che Dio ha scelto? Che Dio ha scelto per poter parlare al suo popolo, al popolo di Israele. L'Eterno me l'ha fatto sapere e io l'ho saputo. Allora tu mi hai mostrato le loro azioni. L'Eterno me l'ha fatto sapere e io l'ho saputo allora tu hai mostrato le loro azioni. Qui praticamente il testo di questo capitolo dice, è scritto in questa maniera, congiura contro Geremia da parte di quelli di Anaton. Quindi Geremia, un ragazzo scelto da Dio per poter predicare la parola di Dio. Agli israeliti, al popolo stesso di Dio, Geremia ha dovuto affrontare, ha dovuto affrontare persecuzione dal popolo di Israele. Una conciura, ma il Signore era con Geremia. Il Signore era con Geremia. Quando noi, la Chiesa di Cristo, si mette in azione ed è fedele al mandato ed è fedele al messaggio che lo Spirito Santo mette nel tuo cuore. Puoi stare tranquillo che qualsiasi conciura, qualsiasi opposizione, tutto, tutto quello che il diavolo può fare per cercarti di demolirti, io ti dico una cosa: che la gloria di Dio noi la possiamo vivere e toccare con le nostre mani. E quando dico gloria, sto dicendo della completezza di Dio. Voglio fare una piccola pausa. Gesù dice in Giovanni 17, Padre, ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. Quindi noi abbiamo ricevuto la gloria di Dio è nostra, ma noi la possiamo vivere se siamo ubbidienti al mandato, se siamo ubbidienti a predicare quello che lo Spirito Santo mette nel nostro cuore. Noi non possiamo fare di testa nostra, noi non possiamo dire, ah, ma questo messaggio me li metto tutti contro. Ma l'importante è che non hai Dio contro. Se tu predichi un messaggio <coughs> e pensi che ce l'hai tutti contro, sappi una cosa: sappi una cosa che Dio è con te, Dio ti sostiene, Dio ti dà la forza, Dio ti fortifica, Dio ti dà l'unzione. Il Signore non ti lascia, non ti abbandona. E noi, come chiesa, vogliamo ancora esortare la chiesa: vogliamo ancora esortare la chiesa. Cristo è la risposta. Le persone hanno bisogno di Cristo. Mi ha telefonato una sorella in questo momento, piangeva dirottamente, che il messaggio che ha ascoltato ha toccato il suo cuore perché, perché ha detto: Fratello, tu non hai fatto altro che parlare della mia vita. E si è messa a piangere, a piangere, a piangere di dirotto, perché il Signore, quando inizia un'opera, la porterà a compimento, e io so che questi messaggi. Questi messaggi che stiamo predicando in questa rete porterà grande frutto di benedizioni. Sicuramente non mancheranno le critiche, ma a me non mi interessano le critiche. Io sono sottomesso al mio Signore Gesù. Io sono, sono sottomesso alla sua parola. Io sono sottomesso al suo comando. Quello che lui mi dice di fare io lo farò, anche se tutto il mondo dovrebbe essere contro di me. Non mi interessa. L'importante è che Gesù, l'importante è che il Padre, l'importante è che lo Spirito Santo è dalla mia parte. Non temerò. Che cosa mi può fare l'uomo? Non temerò. Che cosa mi può fare l'uomo? Se Dio è dalla mia parte. Ma andiamo a studiare un po' la vita di Geremia, perché voglio continuare con lo stesso soggetto di quello che noi abbiamo parlato attraverso, attraverso Ezechiele. Qui dice che ancora prima, ritorniamo al versetto iniziale, il versetto 4, che ora andiamo a commentare, Geremia 1, versetto 4. Ora andiamo a commentare parola per parola. Dice la parola dell'Eterno mi fu rivolta di cento. Quindi non è che Geremia una mattina si è alzato e dice ora io voglio andare a parlare, voglio andare a predicare al popolo di Israele. No, 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 no. La parola dell'Eterno mi fu rivolta di cento. Geremia era un giovane, era un ragazzo e Geremia aveva una vita di preghiera. Geremia si era, si era accattivato la fiducia di Dio, perché il Signore dice ancora prima che tu nascesse, io ti ho conosciuto. Questo è quello che Dio ha fatto oggi a noi: che noi siamo la Chiesa di Cristo. Noi siamo conosciuti e preconosciuti come abbiamo detto stamattina in, in Romane 8. 28, noi siamo stati preconosciuti. Quindi c'è un, un progetto preciso che Dio ha stabilito per la nostra vita. Andiamo al versetto successivo. Il versetto 5. Dice, prima che io ti avesse formato nel seno di tua madre, ti ho conosciuto e prima che tu uscissi dal suo seno, ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Gloria a Dio. Questo è quello che siamo noi agli occhi di Dio. Questa è la Chiesa di Cristo. Questa è la Chiesa consacrata a Cristo. Che noi siamo stati scelti direttamente da Dio ancora prima che nascessimo. Già eravamo nel progetto di Dio. E dice il Signore, io ti ho, son, ti ho consagrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Noi siamo stati costituiti, profeta, siamo stati costituiti predicatore dell'Evangelo, predicatore della buona notizia. A questo siamo stati costituiti. Andiamo avanti. In versetto 6 dice... E io rispose, vedi, Geremia era un, un ragazzo eterno, io non so parlare, poiché non sono che un fanciullo. Andiamo avanti. Ma l'Eterno mi disse, non dire sono un fanciullo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Questo è quello che ha fatto Geremia. Geremia ha ascoltato attentamente la voce di Dio. Geremia ha ascoltato attentamente il progetto che Dio aveva per Geremia: perché come Geremia ha costituito sentinella delle nazioni a eh, Ezechiele, così ha fatto pure con Geremia. Così oggi sta facendo con la Chiesa. Così oggi sta facendo con ognuno di noi. Noi siamo stati chiamati a predicare l'Evangelo perché il Signore ci ha costituiti, il Signore ci ha dato il mandato con autorità, il Signore ci ha, dato, ci ha dato la potenza per poterlo fare, il Signore ci ha dato addirittura l'intelligenza. In Esaia 11 ci sono le sette manifestazioni dello Spirito e dice lo Spirito del Signore è su di me. Spirito di sapienza e di intelligenza, sta parlando, non sta parlando di una, di una intelligenza umana, perché anche le persone che non conoscono Dio sono intelligenti, ma l'intelligenza e la sapienza di cui Dio sta parlando derivano dalla manifestazione delle sette rivelazioni dello Spirito. E quindi il Signore ci ha dato spirito di sapienza e di intelligenza, quando noi ministriamo la parola di Dio, la ministriamo con l'intelligenza di Dio, non con l'intelligenza umana, perché questi messaggi non si possono predicare con l'intelligenza umana, non si possono predicare attraverso una laurea in teologia, non si possono predicare attraverso una scuola biblica, questi messaggi si possono predicare attraverso l'unzione e la potenza dello Spirito Santo. A Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria. Gloria a Dio. Andiamo avanti nel, nel versetto 8. Non li temere, perché io sono con te, per liberarti, dice l'Eterno. Perché Geremia, Geremia era timoroso, era un ragazzo, aveva le sue paure. Ma il Signore ci ha detto non temere, non temere, perché io sono con te. Ma il Signore fa qualcosa di straordinario nel versetto 9. Poi l'Eterno stese la sua mano e mi toccò la bocca. E l'Eterno disse, ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca, cari fratelli, cari sorelle, <coughs> cari pastori. Quando il Signore mette la sua parola nella nostra bocca non ci dobbiamo fermare. Quando il Signore mette la sua parola nella nostra bocca dobbiamo andare avanti perché il Signore è con noi. Il Signore ha stabilito, quando noi predichiamo un messaggio è Dio che l'ha stabilito. E quindi noi dobbiamo essere fedele al mandato, dobbiamo essere fedele alla rivelazione della sua parola, a quello che lui ci rivela. E questo non può avvenire se non attraverso una vita di preghiera, attraverso, attraverso la comunione con lo Spirito Santo, attraverso l'unzione che scende nella nostra vita. Come ha potuto dire Davide. Davide ha potuto dire l'Eterno è il mio Pastore, nel Salmo 23. L'Eterno è il mio Pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere i verdiggianti paschi e mi guida. Dove? Lungo le acque chete. Per che cosa? Per amore del suo nome. E dice, quanto a che camminasse nella valle dell'ombra della morte, non temerei male alcuno perché tu sei con me. E Davide continua e dice, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Tu unci il mio capo con oro e la mia coppa trabocca. Questo, questo... Appartiene, questa grazia appartiene agli unti di Dio. Dove sono gli unti di Dio? È la Chiesa, è la Chiesa, è la Chiesa nata di nuovo, ma noi dobbiamo essere prudenti, dobbiamo stare attenti. Il Signore ha detto in, che negli ultimi tempi ho predicato su questo soggetto, in Matteo 7. Quando dice, tu mi dici Signore, Signore, ma io non ti ho mai conosciuto. Ma come Signore? Io facevo questo, facevo quello, facevo quell'altro, ma io non ti ho mai conosciuto. Cosa ci vuole dire il Signore quando dice non ti ho mai conosciuto? Perché noi non dobbiamo essere cristiane di nomina, noi dobbiamo essere cristiane di azione. Cristiane di azione significa avere l'orecchio attento. Significa avere l'orecchio attento alle parole che il Signore sussurra nella nostra vita, affinché noi dobbiamo, dobbiamo accapitare le parole che Dio mette nella nostra bocca e non le dobbiamo tenere per noi. Geremia dice che ha ricevuto le parole di Dio nella sua bocca. Andiamo avanti. Il versetto 10. E qui c'è praticamente... Qui c'è tutta la sostanza del messaggio. Vedi, io ti costituisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare e per demolire, per abbattere e per distruggere, per edificare, per piantare. Che cosa oggi la Chiesa è chiamata a distruggere? Tutte le opere del Diavolo tutti gli incanni del diavolo. E il Signore dice, io oggi ti costituisco, ti costituisco sopra le nazioni, sopra i regni. Quando dice sopra i regni, sta dicendo che i regni dell'avversario sono sottomessi a noi, perché noi apparteniamo al, al regno, al regno del Signore. E quindi dice... Per demolire, cosa dobbiamo demolire? Noi dobbiamo demolire tutti i muri che il diavolo ha costruito nella nostra vita, che il diavolo ha costruito nella vita delle persone di questo mondo. Noi siamo stati chiamati a distruggerle, noi siamo stati chiamati ad abbatterle. Perché cosa? Per poi edificare e per poi piantare. Non possiamo edificare, non possiamo piantare se prima non andiamo a distruggere le opere del diavolo. Andiamo un attimo in Isaia, capitolo 30, e vediamo il Signore cosa ci vuole dire. Il Signore sta dicendo questo. Isaia 30, versetto 18. E 19, Isaia 30, versetto 18 e 19 dice così: perciò l'Eterno aspetterà. Aspetterà per farvi grazia, poi se le per avere compassione di voi, perché l'Eterno è un Dio di giustizia. Beate tutti quelli che sperano in Lui. Vedete quanto è buono il Signore, vedete quanto è amabile. Il Signore dice aspetterà. Il Signore ha pazienza. Il Signore ha pazienza. Il Signore dice io aspetterò per farvi grazia. Il Signore sta aspettando un popolo che si ravvede, un popolo pronto ad ascoltare il messaggio di Dio. Un popolo pronto ad ascoltare l'evangelo di Cristo, perché l'evangelo di Cristo può cambiare la tua vita, l'evangelo di Cristo può trasformare i pensieri della tua mente. Non saranno, non saranno gli uomini a poterti cambiare. Gli uomini non lo possono fare. Molti vanno da, dai psicologi, vanno dai medici, non possono fare niente. Solo il Signore, solo la sua potenza può cambiare i tuoi pensieri. Solo Dio lo può fare. E quindi dice ti farà grazia, udendo che cosa? Il tuo grido. Quanto siamo disposti? Quanti siamo disposti ad andare ai piedi del Signore e gridare e dire Signore? Signore aiutami, Signore rispondimi, Signore aiutami ad ascoltare, Signore aiutami a mettere in pratica la parola che tu mi stai ministrando perché il diavolo farà di tutto per, per allontanarti, farà di tutto per distogliere ogni pensiero, quello che è della verità, della verità che viene dalla parola di Dio. Quindi voglio esortare questa sera, voglio esortare la Chiesa, dice, odendo la tua voce, perciò o oh popolo di Sion, che abbiati in Gerusalemme, dice, tu non piangerai più, vede? Il Signore ci promette la pace. Il Signore ci promette che quei pianti che abbiamo fatto attraverso, attraverso gli attacchi del nemico se noi ritorniamo a Cristo, se noi ritorniamo a Primo amore, come dice in, in Apocalisse 3, che parla di tornare a primo amore. Tanti cristiani abbiamo bisogno di ritornare a primo amore. Tanti. e il Signore sta aspettando e dice io ti sto aspettando per farti grazia e dice tu, dice Gerusalemme tu non piangerai più e certo ti farà grazia all'udire il tuo grido che tava udito ti risponderà quindi il Signore sta aspettando il nostro grido il Signore sta aspettando che noi possiamo gridare a Lui e dire: Signore, aiutami ad essere una sentinella per la mia casa, una sentinella per la mia famiglia, una sentinella per il mio quartiere, una sentinella per la mia città, una sentinella per la mia nazione. A questo siamo stati chiamati, cari fratelli, care sorelle, amici, amici che magari. In questo momento siete attaccati alla vostra religione. Io posso dirti che nessuna religione nessuna religione può risolvere il tuo problema. Andiamo avanti con l'altro versetto. Il versetto 20. Il versetto 20 dice così: "E il Signore vi darà sì del pane di angoscia e dell'acqua d'oppressione, ma quei che ti ammaestrano non dovranno più nascondersi, e i tuoi occhi vedranno chi ti ammaestra. Andiamo avanti, 21: E quando andrete a destra? O quando andete a sinistra, ascoltate attentamente queste parole, fratelli. E quando andete a destra e quando andete a sinistra, le tue orecchie, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: "Questa è la via, cammina per essa, non ci sono altre vie. Questa via è Gesù. Gesù è la via, la verità è la vita. E nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me", dice il Signore. Questa è la via camminata in essa. Quanta drete a destra, a quanta a dreta a sinistra. Vede cosa dice le tue orecchie? Le tue orecchie udranno dietro a te. Una voce che dirà: questa è la via, camminata per essa. Andiamo di nuovo in Proverbi, capitolo 4. Capitolo 4, versetto 20, 21 e 22, dice così: figlio mio, figlio mio, sta attento alle mie parole. Inclina l'orecchio ai miei detti. Vede, il Signore ci chiama figli, il Signore. Mostra di essere un padre, oltre ad essere l'Iddio Onnipotente, il Signore dei Signori, oltre ad essere il Re del Re, oltre ad essere il Sovrano. Lui si definisce padre per ognuno di noi e dice, non si dipartono mai dai tuoi occhi, serbali nel fondo del tuo cuore. Cioè il Signore ci esorta ad ascoltare. Le sue parole, a conservarle nel nostro cuore. Qual è il risultato? Poiché sono vita per quelli che le trovano e salute per tutto il loro corpo. Questo succede, cari fratelli, care sorelle, quando noi incliniamo il nostro orecchio e siamo pronti a sapere ascoltare la voce di Dio e sapere ascoltare quello che il Signore ci rivela. In, in Isaia 26 c'è un versetto che dice che loro hanno sentito le doglie di parto, ascoltate attentamente, hanno sentito le doglie di parto, ma era solo vento, non hanno recato nessuna salvezza alla, alla nazione. Vogliamo essere così? Vogliamo essere, ci vogliamo identificare con questo versetto? Dice che hanno sentito le doglie del parto. Ma era solo vento, non hanno recata nessuna salvezza al Paese, dice la scrittura. Cosa vogliamo essere noi come Chiesa? Ora, ora voglio esortare proprio la Chiesa. Voglio esortare la Chiesa. Voglio esortare i ministri che noi siamo stati chiamati siamo stati chiamati a portare quel frutto che il Signore si aspetta di ognuno di noi il Signore non si aspetta le doglie per partorire vento il Signore si aspetta le doglie per partorire uomini per partorire donne in Cristo mi riferisco per per partorire, eh, per, per, per partorire la giustizia di Cristo, per, per partorire tutto, tutto quello che abbiamo parlato stamattina, i frutti dello Spirito. A questo siamo stati chiamati, cari fratelli, care sorelle, amici, ascoltate attentamente queste messaggi, perché è Dio che ve li sta amministrando, non sono io. È il Signore, è il Signore che vi sta dicendo, figlio mio, figlio mio, ascolta le mie parole. Ascolta le mie parole. Il Signore dice, custodisci il tuo cuore con ogni cura. Perché adesso sgolgono le sorgenti della vita. Come possiamo custodire il nostro cuore? Se stiamo con Gesù. Se stiamo stretti con Lui. Se... Se stiamo stretti in intimità con lo Spirito Santo, questo è quello che Dio vuole per ognuno di noi. Come, come il Salmista Davide, nel Salmo 42, cioè, si esprime in una maniera straordinaria quando dice: Come la cerva anela ai rive dell'acqua, così l'anima mia brama solo te. La cerva va verso l'acqua per due motivi, per dissetarsi e per fare perdere le tracce al predatore che quando se ne va in acqua il predatore non sente più l'odore e, e quindi la cerva viene salvata dal predatore e dall'acqua che porta la vita. E questo è quello che il Signore vuole fare nella nostra vita. Questo è quello che noi dobbiamo desiderare. Noi dobbiamo essere come la cerva, come la cerva che anela presso il rive dell'acqua. Amen. Meditate su questi messaggi e vi supplico e vi prego. Vi prego, andate in preghiera, cercate Dio con tutto il vostro cuore e vedete che Lui si manifesterà. Qualsiasi sia il tuo problema, moglie. Qualsiasi sia il tuo problema, vai in preghiera, implora il Signore con tutto il tuo cuore. Marito, tu che hai questo problema con tua moglie, fai la stessa cosa, implora il Signore, cercalo con tutto il tuo cuore. E ogni progetto che Satana aveva nella tua casa di distruzione, il Signore lo cambierà in benedizione. In vita, in allegrezza, in gioia. Amen. Dio vi benedica. Pace.